Buonasera, ben trovati con la pagina sportiva. In primo piano la grande serata di ieri sera, Centro Affari, una serata Amarcord che ha visto in primo piano i ragazzi dell'84-85. L'iniziativa è stata promossa dal Museo Amaranto. Museo Amaranto in primo piano per questa serata qui ad Arezzo Fiere e Congressi, nella quale si ricorda l'Arezzo 83-84. Stefano, che cosa mancò a quell'Arezzo per raggiungere il traguardo massimo? Ma non lo so, sai, quando sei lì che ti giochi quelle partite, il nostro obiettivo era la salvezza tranquilla, quindi forse nessuno di noi aveva pensato di arrivare a quei livelli. Forse ci è mancata un po' di esperienza, un po' di. Oppure anche la consapevolezza in noi stessi di poter fare un grandissimo risultato, perché per noi, con le squadre che c'era, col campionato che era, la salvezza era già un obiettivo molto importante. E ridendo e scherzando siamo riusciti a fare questo traguardo che stupisce che a distanza di 40 anni sia ancora lì, quindi ti rendi conto dopo 40 anni dell'impresa che hai fatto. Ecco, vogliamo ricordare anche il valore di alcuni avversari, non so, per esempio la Cremonese di Vialli o ancora l'Atalanta di Donadoni. Sì, c'erano squadre sicuramente, sai, ora stiamo parlando di un calcio completamente diverso, però secondo me i valori erano molto più alti a livello tecnico, quindi avevi l'Atalanta, avevi la Cremonese, Genova, è capitato nel nostro campionato Milan, Lazio, quindi diciamo era un calcio secondo me molto più, con tutti gli italiani soprattutto, quindi un calcio molto più importante. E fare quel risultato in quel campionato, secondo me, vuol dire che eravamo una squadra veramente all'altezza di competere con le prime in classifica. E torniamo alla contemporaneità perché l'Arezzo sta rifinendo la preparazione in vista della trasferta di Pineto. Andiamo a scoprire altri due volti nuovi arrivati in estremis nell'ultima sessione, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. È la volta di Luca Chierico. Figlio d'arte, il padre Odoacri in carriera ha totalizzato 176 presenze e 10 reti in Serie A con le maglie di Inter, Roma, Udinese. Luca Chierico è un nuovo giocatore amaranto. Classe 2001, il centrocampista è stato acquistato dal Genoa a titolo definitivo con un contratto biennale. È stato facile entrare in questa squadra perché è un gruppo già che gioca insieme da qualche anno e quindi è molto facile entrare nei meccanismi di questo gruppo perché ti accorgono. Colgono a braccia aperte e ti fanno sentire subito a casa. Queste le sue caratteristiche tecniche. Sono un centrocampista che può fare sia il centrocampista centrale, sia la mezzala, giocare sotto punta, che diciamo è stata la caratteristica che mi ha fatto sposare le idee del mister. Ne ho parlato con lui e speriamo di dare il mio contributo a questo centrocampo che è già molto completo e molto forte. A proposito del girone, al di là di queste prime due partite, che idea ti sei fatto? Girone B è sempre un girone molto competitivo, ma in generale la Serie C è un campionato molto difficile perché magari ci può essere una o due squadre che sono fuori categoria, ma le altre 18 sono tutte squadre che si competono, diciamo, che sono alla stessa altezza e quindi ogni partita è una partita a sé, ogni partita nasconde delle insidie. Ecco, lasciandovi ovviamente il tempo per un giusto inserimento, conoscevi già qualcuno degli attuali compagni? Sì, con Roberto ci ho giocato a Foggia e poi comunque facendo questo campionato da 2 o 3 anni molti giocatori già ci eravamo incontrati sul campo, molti giocatori hanno giocato con altri ragazzi che conosco, quindi è stato facile entrare in questo gruppo. Sentiamo un altro centrocampista, Santoro, giocatore che vanta un buon pedigree in questa categoria. Arriva dal Pisa Salvatore Santoro, centrocampista classe 1999 che ha firmato un contratto di un anno in Amaranto. È un giocatore esperto per la categoria, in carriera ha vestito le maglie di Casertana, Pistoiese e Imolese. Si è unito al gruppo al rush finale di mercato. Sono arrivato, diciamo, 2 giorni prima della partita, quindi alla fine, e già dalle prime impressioni sono state ottime. Arrivare al centro sportivo con tutti i ragazzi. Mi sono trovato subito benissimo e mi hanno accolto benissimo, quindi sono strafelice di essere qui. Una rosa competitiva, quale sarà il tuo contributo? Ma la certezza è che darò il tutto, per i miei compagni, per i tifosi e per la società. E poi sarà il mister che deciderà quali partite spetteranno ad uno o all'altro, ma io sono pronto quando avrà bisogno. Io ho sempre giocato davanti alla difesa, in un centrocampo a due o a tre.
però all'occorrenza, dove il mister chiederà, ci sarò. Ecco, in conferenza stampa hai anche risposto alla domanda del collega sul perché un anno solo. Ma il contratto è solo uno stimolo in più, avere un anno è, ti stimola ancora di più a fare bene, a meritarti quello che poi sarà un rinnovo o qualsiasi cosa, è solo uno stimolo in più. E adesso è la volta di rivedere tutti i gol della seconda giornata del campionato di Serie C, Girone B. Il Gubbio vince sul campo della Lucchese grazie al gol su calcio di rigore di Dursi, seconda vittoria consecutiva per il Gubbio, rimandato il primo successo stagionale per la Lucchese. Il Perugia strapazza alla spalla e conquista 3 punti davanti ai propri tifosi, a spostare gli equilibri è Torrasi che nel primo tempo segna così, nella ripresa a segno ancora Montevago, seconda e terza rete consecutiva in campionato per il classe 2003 che non ha intenzione di fermarsi e regala al Perugia con l'aiuto dei compagni 3 punti importanti. La Ternana vince la prima gara stagionale sul campo del Pontedera, padroni di casa in 10 uomini già dal primo tempo per via di una doppia ammonizione a capitane specie e secondo tempo in discesa per la squadra di Abate che prima segna dal dischetto con Cicerelli e poi raddoppia con Cianci che segna all'esordio lo 0-2 Ternana. In pieno recupero Italenga riduce le distanze sfruttando un passaggio sbagliato di Tito, ma non c'è più tempo a disposizione, finisce 2-1. Il Campobasso vince contro il Legnago Salus, successo per 2-0, arrivato al termine di un primo tempo concluso senza reti, ma soprattutto concluso con l'espulsione di Zanandrea del Legnago nella ripresa, prima di Stefano porta avanti il Campobasso che poi raddoppia con Averi, finisce 2-0, il Campobasso vince la prima gara stagionale. L'Entella vince sul campo ostico del Rimini, successo in rimonta perché a passare avanti sono i padroni di casa, a segno Ubaldi al quarto d'ora di gioco, Castelli a meno di 10 minuti dalla fine del primo tempo segna la rete del pareggio e manda tutti a riposo con questo risultato. Nella ripresa la rimonta è completata da Guiu che segna così, finisce 2-1. Termina 1-1 la sfida tra Milan Futuro e Carpi, a portarsi avanti sono gli ospiti, a segno con Zagnoni nel primo tempo, i rossoneri nella ripresa pareggiano grazie a un rigore realizzato da Francesco Camarda, finisce in parità. La partita più spettacolare attesa di giornata finisce 2-2, tanto spettacolo tra Pescara e Torres con gli ospiti che trovano il gol del vantaggio grazie a Scotto. È primo tempo che si chiude così, nella ripresa il Pescara pareggia con Ferraris prima e si porta avanti con Cangiano nel finale, ma la rimonta viene rovinata da Masala che segna in pieno recupero ed evita la sconfitta ai suoi. L'Ascoli vince la prima gara stagionale, lo fa davanti ai propri tifosi, successo firmato da Varone che segna in avvio così, finisce 1-0. La Vispesaro Caleltris contro l'Arezzo nel posticipo di Serie C Now, successo arrivato grazie a una super prestazione di squadra, la Vis sblocca la partita alla mezz'ora di gioco con Peixoto e raddoppia da lì a poco con il rigore realizzato da Nicastro. Nella ripresa non c'è una reazione dell'Arezzo e allora nel finale chiude definitivamente i conti, Ceccacci, finisce 3-0. L'unico match a essersi concluso 0-0 per quanto riguarda il girone B è Sestri Levante Pineto. E scendiamo di categoria, parliamo della Serie D dove il Montevarchi sta rifinendo la preparazione in vista della trasferta di Civita Castellana. Torna a disposizione Artini, ma l'infermeria in casa rosso e blu è ben piena zeppa. Tommaso, intanto le tue condizioni, sei abile a rollato per domenica o no? Sto rientrando da una settimana, ho avuto una piccola lesione e da oggi sono nuovamente in gruppo. Come si presenta questo Montevarchi? C'è stata un'ampia rivoluzione, tu sei uno della vecchia guardia, anche se sei la seconda stagione in maglia rosso-blu. Sicuramente siamo un bel gruppo, molto affiatato, e cerchiamo di andare dietro al mister ogni giorno, in ogni allenamento, e di rifare le cose che facciamo in allenamenti anche in partita. E piano piano il gruppo si amalgamerà sicuramente. Avete una vocazione più offensiva adesso? Sì, molto più offensiva dello scorso anno, un gioco più propositivo che sta piacendo a tutta la squadra. E ad Artini cosa è stato chiesto? A me è stato chiesto di saper impostare da dietro e avere molta calma con la palla. Senti, le prospettive per questo Montevarchi, un campionato da protagonista? Speriamo di sì. Intanto c'è lo scoglio di Civita Castellana. Vogliamo partire sicuramente subito molto forte e speriamo, dai. Sei ottimista? Sono ottimista, sì, molto.
Sentiamo cosa dicono invece nell'altra riva dell'Arno, ovvero in casa San Giovannese, dove c'è grande entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia a Poggibonsi. Nicolas Bocci, di fatto il primo gol ufficiale, perché i rigori in questo senso non contano, della San Giovannese in quel di Poggibonsi in Coppa. Le sensazioni? Ma è stata una sensazione bellissima perché è stato comunque il primo gol della partita che l'ha sbloccata. Quindi sono molto contento di aver aiutato la squadra anche nel risultato finale. L'impressione che là davanti in due già abbiate trovato una discreta intesa tra te e Rotondo. Sì, c'è una grande intesa anche fuori dal campo, c'è una bella intesa anche con Nieri, c'è veramente una grande intesa. Anche lui prima della partita e dopo mi ha detto anche delle belle cose Nieri e di questo sono contento. Abbiamo trovato una giusta intesa, ecco. Domenica c'è il Figline come avversario, se non per le parole del mister, di certo ancora non lo conosci, però insomma sai che è un confronto di vallata sentito. Sì, so che comunque è qua vicino, quindi è abbastanza sentita, non come altre partite, però comunque è sentita. So che hanno vinto anche loro in Coppa 3-0, quindi sarà una partita abbastanza, cioè, da combattere, insomma, ecco. È tutto con lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a Romati.